Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo lunedì 4 di dicembre, ben ritrovati amici sportivi appassionati di calcio, di Gubbio Calcio in particolare a Fuorigioco. Ci siamo come ogni lunedì sera per raccontare quanto accaduto nel girone B di Serie C, per raccontare quanto accaduto in casa Gubbio. Gubbio reduce da uno 0-0 contro la SPAL, una partita che se da una parte fa tornare un mezzo sorriso dopo la sconfitta con la Torres, beh, non può essere certo pieno quel sorriso, perché? Perché da come è andata la partita, senza dubbio resta più di un rammarico per qualche legno di troppo, qualche occasione sprecata sotto porta, insomma, una gara che poteva avere un esito ancora più florido per quanto riguarda la compagine di Piero Braglia. Analizzeremo la partita, rivedremo le immagini salienti che l'hanno caratterizzata, sentiremo le interviste post-gara, rivedremo anche tutti i restanti gol di giornata, il punto anche sul Perugia che invece è tornato a vincere e anche a occupare la terza piazza in classifica, e poi ci proietteremo ovviamente verso il prossimo turno in cui il Gubbio sarà di scena in quel di Pontedera, Pontedera che sarà peraltro in campo anche domani sera nel recupero della gara con il Pescara. Tantissimi argomenti da sviluppare insieme e con gli ospiti di serata, a partire, ed è un piacere averlo in questi studi per la prima volta, da Daniele Montevago. Buonasera Daniele. Buonasera. Attaccante del Gubbio e giocatore di caratura internazionale, direi, perché è uno dei giocatori che fa parte dell'Under 20 azzurra, ha disputato anche la scorsa estate i mondiali arrivando alla medaglia d'argento con l'Italia, poi parleremo anche di questo, ovviamente della sua ancora giovanissima carriera ma già piena davvero di tanto vissuto. Federico Minelli, ben ritrovato. Buonasera, buonasera Giacomo, buonasera a tutti. E quanto mai stasera una vera e propria generazione di giornalisti, perché c'è anche Giampiero Bedini. Buonasera Giampiero. Buonasera a tutti, grazie. Davvero felice del mio parterre di serata, come sempre, ovviamente per analizzare quanto sta accadendo in casa Gubbio e in generale nel girone B di Serie C, che nel sedicesimo turno ha visto questi risultati. Li vediamo insieme con la nostra grafica, per cui ringrazio la regia. Il Cesena che torna capolista solitaria battendo 1-0 la Juventus Next Gen nella sfida tutta bianconera dell'intera Romagnola, del Manuzzi. Poi la vittoria del Pescara 2-1 sul campo della Virtus Entella, esterna la vittoria anche del Pontedera sul campo dell'Ancona per 1-0, poi 1-1 tra Carrarese e Recanatese, 0-0 come detto Gubbio SPAL, 1-1 anche tra Arezzo Lucchese e Fermana Torres, in un testacoda che ha visto la formazione marchigiana fermare quella che era la capolista con il Cesena. Il Perugia, come detto, espugna il Nespoli e batte l'Olbia in terra sarda per 1-0, 1-0 anche del Pineto sul Sesti Levante, 1-1 invece tra Vispesaro e Rimini. Nessun posticipo come vedete in questa sedicesima giornata. La classifica dunque dopo 16 turni con diverse gare ancora da recuperare, però al momento il Cesena in testa da sola quota 39, segue la Torres a 37, 29 punti, vedete il distacco netto dalle prime due per il Perugia che dunque torna terzo da sola, 29 come detto, 28 per la Carrarese, 25 per la matricola Pineto, quinta forza del girone, 24 punti per il Pescara, 23 per Pontedera e Recanatese, a 21 si attesta il Gubbio ancora in zona playoff, come vedete dalle squadre colorate di blu. L'Ancona chiude proprio in decima piazza la zona playoff a quota 20, quindi Rimini e Arezzo 19, Virtus Entella e Lucchese 17, la Vispesaro appena sopra la zona playout, e vedete quanto veramente quante squadre sono raccolte davvero in pochi punti tra playout e playoff, 16 punti anche per l'Olbia, 14 per la Juventus Next Gen e la SPAL, 13 per il Sesto Levante, chiude a 8 la Fermana, che però, come abbiamo visto, ha fermato la Torres al Recchioni. Questo per quanto riguarda i numeri di questo sedicesimo turno. Partiamo con le immagini invece per quanto riguarda il Gubbio e la sfida con la SPAL al Barbetti. La rivediamo insieme e poi torniamo per commentarla qui in studio. Sedicesimo turno del girone B di C e Gubbio SPAL al Barbetti. 3-5-2 atipico per Braglia con Di Massimo mezzala, Spina e Udo in attacco. Colucci opta per il 4-3-3. A supporto del totem Antenucci ci sono Rabbi e il classe 2006 Rao a formare il reparto offensivo. Decimo minuto, Di Massimo sulla pressione alta di Carraro regala palla sulla tre quarti ad Antenucci. Assist a tempo per Rabbi che penetra indisturbato in aria ma viene neutralizzato dall'impeccabile uscita di Vettorella.
al 30° Grand Cross, profondo di Di Marco da sinistra, che pesca il quinto posto Corsinelli. Gran colpo di testa a botta sicura, Alfonso è battuto ma la sfera impatta sulla traversa e rimbalza all'interno dell'area piccola prima di essere allontanata da Carraro. Sfiora soltanto il vantaggio il Gubbio e il primo tempo si chiude sullo 0-0 con varie associazioni del territorio che vengono premiate durante l'intervallo per la giornata internazionale delle persone con disabilità, iniziativa abbracciata appieno dalla Lega per ricordare a tutti l'importanza dell'abbattimento di ogni tipo di barriera, che sia ideale o materiale. Quindi si riparte nella ripresa, al minuto 58 una transizione veloce permette a Di Massimo di avanzare fino al limite dell'area, poderoso con l'esterno che supera Alfonso ma la palla sbatte ancora sulla traversa rimbalzando poi violentemente a pochi centimetri dalla linea di porta senza però superarla. Deve fare i conti sempre più anche con la sfortuna il Gubbio che prova comunque a spingere. Al 62° ci prova Di Marco con il sinistro dalla distanza, Alfonso pare in due tempi. La gara scorre via senza grandi sussulti sino all'81°, quando da corner di spina Alfonso smanaccia al limite, Rosaia anticipa Di Massimo e cerca la conclusione mancina ma senza imprimere né forza né precisione al tiro. Al minuto 87 ancora Di Massimo salito in cattedra nella ripresa giostrando da centrocampista tutto campo, cerca il drop mancino dalla distanza, sfera non lontanissima dall'incrocio dei pali. Finisce 0-0, il Gubbio sale a quota 21 ancora dentro la zona playoff. Sabato 9 alle 16:15 trasferta al Mannucci contro il Pontedera, attualmente 3 punti sopra i rossoblù. Allora, il compendio degli highlights offerto dalla Lega ha escluso un'occasione capitata proprio al qui presente Daniele Montevago che su assist di Spina ha calciato alto nel finale, quella che era una buona occasione per passare in vantaggio. Non c'è, ve la diciamo qui in questi studi e voglio partire ad analizzarla proprio con Daniele che è subentrato in corso in questa partita a cui voglio chiedere insomma se il bicchiere è più mezzo vuoto e mezzo pieno, domanda banalissima, però dopo questo tipo di partite è vero che il Gubbio veniva da una brutta prestazione ed una brutta sconfitta a Sassari, però nonostante il pareggio credo che ci sia più di un rammarico per come è andata la gara con la SPAL, Daniele. Sì, sì, c'è un po' di rammarico, c'è, però quello che non è mancato è stato l'atteggiamento, quindi andiamo avanti su questa strada. C'è mancato atteggiamento a Sassari, però abbiamo risposto bene sabato con la SPAL e proseguiamo su questa strada verso il Pontedera. Posso chiederti se nella settimana che portava a questa partita insomma tra voi c'è stato un confronto, vi siete parlati, comunque c'è stata anche in allenamento la volontà di non ripetere quanto accaduto con la Torre? Sì, sì, il capitano nello spogliatoio ci ha parlato e vabbè, le cose che ci siamo dette nello spogliatoio lì, rimangono però, lì. Però se insomma il gruppo ha risposto... Sì, 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 in allenamento ha risposto abbastanza bene, infatti si vede dall'atteggiamento che abbiamo avuto sabato. Per quanto ti riguarda posso chiederti, chiaramente tu adesso da un po' di partite più che altro sei stato utilizzato in corso d'opera, insomma per te com'è trovarti in questa situazione, perché è vero che avevi avuto qualche presenza, poi ne parleremo, in Serie A con la Sampdoria, però è la prima vera stagione da protagonista diciamo in un campionato professionistico dopo che hai fatto tantissimi gol in ambito giovanile. Come ti stai approcciando anche proprio a questa diciamo dinamica dell'entrare e in pochi minuti dimostrare il tuo valore? Lo so, non è facile, eh? Cioè, a me un po' di rabbia ce l'ho, però alla fine siamo un gruppo, il mister fa delle scelte e io le rispetto volentieri. Poi quando entro in campo devo dimostrare di quella rabbia che ho dentro e fargli capire al mister che voglio giocare, dai. È palese, palese. Poi parleremo anche della scelta di venire a Gubbio, di tante cose anche della tua carriera. Voglio però spostarmi di nuovo sulla partita con Federica e con Giampiero, perché è palese che serviva una risposta, che in parte sicuramente c'è stata per quanto riguarda la prestazione e anche
Abbiamo visto le occasioni nitide create che si sono poi purtroppo andate a sbattere sulla traversa in due circostanze con Corsinelli e Di Massimo Federico. Non so però, ecco, come prendere alla fine questo pareggio, se considerarlo un passo in avanti, un punto di ripartenza, come ha detto anche Signorini, poi lo sentiremo nel postgara, oppure come un'altra mezza occasione sprecata, visto insomma il cammino che sta facendo il Gubbio. Allora, guardando ora dall'esterno, con l'occhio di chi deve raccontare poi la partita e le impressioni che ha lasciato la partita, ti dico che sicuramente tendo più per l'occasione sprecata, perché parliamo comunque di una squadra che la spalla ovviamente, che ha faticato tanto dall'inizio del campionato, che è penultima in classifica, che non sta assolutamente rispettando le aspettative. Ha, sì, sicuramente giocatori di qualità che possono cambiare la partita da un momento all'altro, però forse nella gara di sabato il Gubbio poteva fare qualcosa di più, anche per il morale, per i tifosi, per l'ambiente in generale. Poi nella partita la sfortuna, tante situazioni, magari la poca lucidità, anche un po' di ansia di voler ritornare subito sulla giusta strada come squadra, hanno un po' influito sulla prestazione. Poi magari guardandola dall'interno, sentendo le parole del mister e dei giocatori, di chi vive lo spogliatoio, comunque di chi è parte integrante dello spogliatoio, mi rendo conto che, vista proprio dal loro punto di vista, può essere una ripartenza, come hai detto tu, un punto zero tracciato a Sassari, segnato lì una X dalla quale ripartire e costruire piano piano un nuovo campionato in un certo senso, quindi partire con un buon atteggiamento, vedere un buon atteggiamento nella partita contro la Spalla, anche se poi magari a livello di velocità e di creazione delle occasioni non si è andati molto, molto bene. Però costruire con la Spalla l'atteggiamento, poi con il Pontedera magari si vede un po' più di velocità di gioco, insomma un passo alla volta per ripartire. Sicuramente questa gara con la Spalla è uno degli scalini di questo percorso che il Gubbio e anche lo staff tecnico del Gubbio sta attraversando. Giampiero, in questo contesto è vero, è arrivato un punto, è vero, il Gubbio è ancora dentro la zona playoff, però c'è una classifica che non può lasciare così tranquilli, penso. La classifica è molto corta. Esatto. Il Rimini, se ricordo bene, che ha 18-19 punti, ha due partite da disputare ancora. Esatto. Quindi non è una posizione così solida all'interno del gruppo. Per quanto riguarda la partita con la Spalla, dopo, mi scuserà Montevago, l'inguardabile prestazione di Sassari contro la Torre, se c'è stato un passo avanti sul piano dell'impegno, sul piano della determinazione, ma non c'è stata quella concretezza che si sarebbe attesa. È vero, è stata una partita condizionata dalle assenze, condizionata anche da due traverse, sì. Però non c'è stata quella continuità di proposta che sarebbe stata indispensabile per cercare di mettere le mani su questi tre punti che sono che ci mancano, chiaramente, perché è vero, parliamo sempre di un gruppo costruito per guardare in alto, ma fino ad oggi credo che l'obiettivo sia ancora molto lontano. A titolo statistico, nelle ultime 8 partite, di cui 5 in casa e 3 fuori, il Gubbio ha conquistato 9 punti, realizzando 9 gol, però ricordiamone che 5 ha messo insieme con Sesto e Levante, e subendoli altrettanti. Quindi qualcosa che un momento di difficoltà ci sia è abbastanza evidente. Come diceva Federico, prendiamo atto, lo diceva anche Montevago, di questo passo in avanti rispetto a Sassari, ma sarebbe stato impossibile un passo indietro, e quindi da qui si riparte. Alla fine del girone mancano ancora 3 partite e speriamo che si riesca a mettere insieme il maggior numero di punti possibili, perché sono fondamentali. La differenza tra le squadre che lottano per i play-off e quelle che lottano per sopravvivere è sicuramente modesto, è un cuscinetto che non lascia tranquilli. Prima di sentire l'intervista, perché chiedo scusa, prego Giampiero, ci mancherebbe. L'organico rossoblù è veramente risicato, perché Galeandro è fuori, Chierico non so se si recupera, su Bontà c'erano notizie contraddittorie sulla possibilità di integrarsi al gruppo, quindi è prevedibile che a gennaio
il Gubbio deve mettere mano al calciomercato. Eh sì, c'è un mese di fatto anche per ponderare tale contesto legato proprio a quello che sarà anche... Ma collegato anche i prestiti in corso, non so, per esempio, potrebbe essere in discussione lo stesso Montevago, perché molto dipenderà da quello che deciderà la Sampdoria. È chiaro, però, allora, io questa però io la devo girare subito, Giampiero, lei mi dà quest'assist, vuoi chiedere a Daniele se la sua volontà ad oggi, perché poi sappiamo che il mercato può accadere di tutto, è comunque quella di finire l'anno con questa maglia, e se comunque quando sei arrivato la tua idea era proprio di valorizzarti qui a Gubbio. Sì, no, ma la mia idea non cambia, cioè io sono arrivato qui per finire l'anno col Gubbio, poi non so se la Sampdoria mi richiama, però... voglio rimanere qui perché siamo un gruppo fiducioso e penso che possiamo fare molto bene quest'anno, quindi non ho pensato minimamente ad andare via perché mi trovo molto bene qua. Adesso il Gubbio. Mi riferisco a voci che girano sui social, soprattutto quelli di riferimento Bruciarchiato. Li leggi i social, Montevago? No. Ne stai alla larga, diciamo, sì. Preferisci stare alla larga. Volevo invece chiedere a Daniele, prima di sentire le interviste, insomma adesso il Gubbio è nono, comunque ancora dentro i playoff, magari qualche punto per strada è stato perso, se pensi, vedendo, toccando con mano proprio quello che è l'organico e quelle che sono le potenzialità della squadra, se andare sotto questa posizione sarebbe in qualche modo un insuccesso per il vostro gruppo, perché è palese che credo la squadra è stata costruita per puntare, come ha detto anche il mister, a stare stabilmente in questa zona di classifica, se non migliorarla. Lo scorso anno, ricordiamo, è arrivata quinta, ecco. Sì, cioè... noi puntiamo a arrivare in alto, ancora ci sono tante partite, quindi abbiamo delle motivazioni in più per raggiungere quell'obiettivo, poi sta a noi arrivare dove vogliamo arrivare, noi ci crediamo, quindi secondo me quella è la classifica, parla sì, però cioè, ci sono stati vari risultati dove non meritavamo di perdere, però il calcio è questo, speriamo nelle prossime partite di acquistare sempre più fiducia e andare sempre più in alto. E poi ne parleremo delle prossime partite, a partire dalla prossima sul campo del Pontedera. Sentiamo però prima quanto detto nel post-gara, quanto anche analizzato dai due allenatori in particolare, ovvero Braglia e Colucci, per quanto riguarda Gubbio e SPAL, e poi sentiamo anche le considerazioni di Capitan Signorini e di Alessandro Mercati per quanto riguarda il Gubbio Calcio. Sentiamo. Dobbiamo solo proseguire su questa strada, siamo compatti, siamo tornati ad essere compatti, prima ci si sfaldava molto, per me i ragazzi hanno fatto tutti bene, perciò va bene così. Un dato oggettivo è che questa squadra per 10-11 ha fatto una grande partita, poi a me del resto mi interessa poco e niente. È inutile che andiamo sempre a cercare qualcosa di sbagliato, infatti stiamo abituando tutti in una certa maniera, è perfetto così. Ci andiamo a creare problemi da soli. A noi ci gira bene. In questo momento qui non ti gira bene. Punto. Devi prendere atto però che la squadra ha fatto una prestazione, non ha concesso niente e che su una prestazione del genere ci puoi costruire qualcosa di importante. Noi, bene o male, e lo ripeto, avremo sbagliato due partite in 16 partite e stiamo creando una situazione che a me non piace. Perché non siamo mai contenti. Noi stiamo raschiando il barile e ci abbiamo avuto un sacco di problemi. C'è gente che gioca con un problema da una parte, quell'altro gioca con un problema da un altro. Però stiamo zitti e andiamo avanti e cerchiamo di onorare la maglia che ci portiamo addosso, perlomeno con l'impegno. Se poi con i risultati qualcuno si aspetta di più, ognuno è libero di vederla come vuole nel calcio, ci mancherebbe. Io tiro dritto per la mia strada, poi vediamo. Se fosse un incontro di box, con tutta sincerità, ai punti avrebbe vinto il Gubbio. Poi devo parlare della mia squadra che mi è piaciuta. Il Gubbio al secondo tempo poi ha accelerato, c'è stato un momento che poi ho fatto 3 cambi in un colpo solo perché loro avevano preso campo e qualcuno dei miei non andava più a coprire la palla e quindi in quei 10 minuti ha fatto un forcing importante, però me l'aspettavo così. Dovevamo riscattarci dalla prestazione negativa che abbiamo fatto a Sassari. Io, tra virgolette, a Sassari mi assumo
tutte le colpe, e questa è una parentesi mia, perché da capitano e da persona più grande posso perdere le partite a livello tecnico, ma l'atteggiamento della squadra è stato sbagliato e mi assumo tutte le responsabilità di questo atteggiamento sbagliato a Sassari. Ci siamo parlati con i ragazzi e una prestazione sotto il profilo dell'atteggiamento così non deve più succedere. E secondo me oggi la risposta c'è stata. Non guardiamo al risultato, ma guardiamo solo al campo. Secondo me ora dobbiamo affrontare queste tre partite e poi tiriamo una somma. Le prestazioni ci sono state, però secondo me molte volte è più per demeriti nostri che per meriti degli avversari che siamo usciti sconfitti, tranne a Sassari. Quindi ora secondo me, invece di guardarci indietro, dobbiamo pensare a queste tre partite e far più punti possibile e poi tiriamo le somme. Secondo me, per come è stata la partita e per quello che abbiamo dimostrato in campo, sono due punti persi. Il campo ha detto che stasera noi meritavamo di vincere. Se diciamo vogliamo puntare a stare in alto, cioè a stare, ad arrivare in alto, queste partite qua le dobbiamo vincere, perché abbiamo meritato di vincerla. Secondo me siamo tra le prime cinque, non è che non ti nascondo questo, però si vede che qualcosa non sta andando e quindi dobbiamo cercare di farlo andare. C'è poco da fare. Beh, direi parole piuttosto nette, senza nemmeno tanto tergiversare. Volevo coinvolgere, proprio sentendo questi commenti, sia Federico che Giampiero, perché alcuni argomenti li abbiamo già esposti, però è palese come i stessi calciatori, prima di parlare anche di quello che ha detto Braglia, Federico, Signorini che si prende in toto le colpe di quanto accaduto a Sassari, con la Torres di fatto parlando anche quasi di un crollo emotivo, di quello che è stato poi dopo sicuramente anche quell'incidente in cui il Gubbio vedeva le streghe in terra sarda, e però guardando il bicchiere anche mezzo pieno, dicendo ancora c'è da finire un girone d'andata, c'è poi tutto il ritorno, vediamo insomma quello che riusciamo a fare intanto nelle prossime tre partite. E poi anche Mercati che ammette, i punti persi ci sono, anche quelli con la spalla probabilmente lo sono, e bisogna rimboccarci le maniche, fare di più, perché quello che abbiamo fatto non basta. Come interpreti anche queste ammissioni dei giocatori per quanto riguarda quanto sta accadendo in casa Gubbio? Ma con queste dichiarazioni sicuramente si dimostra uno spogliatoio unito, prima di tutto. Poi si dimostrano le grandi doti da leader di Signorini, ma questa per noi non è una novità, magari no. Per chi come Daniele lo vive da quest'anno nello spogliatoio è una piacevole ovviamente sorpresa. Perché assumersi le responsabilità in un periodo così delicato, in un periodo in cui magari anche dalla stessa stampa vieni più criticato, sei più al centro dell'attenzione, diciamo, scaricare queste responsabilità da un gruppo giovane e per certi tratti anche inesperto sicuramente aiuta, libera la mente dei ragazzi e permette alla squadra di ragionare diversamente, di pensare solo al campo. E poi mi sono piaciute anche le parole di Mercati, perché dimostrano la consapevolezza di un giocatore giovane ma esperto. È un po' contraddittorio, sì, ma effettivamente già con esperienze importanti Mercati, comunque se non sbaglio è il secondo o il terzo anno di campionati professionistici. Dimostrano un giocatore comunque che è consapevole della qualità della rosa, dei giocatori che ha intorno, e non vuole arrendersi. Anche dalla velocità di parola proprio di Mercati mi è sembrato che ci sia proprio una voglia prorompente di andare a riprendersi quello che si è un po' perso per strada in questo percorso. Per cui sicuramente a parole e anche a intenzioni il giocatore e lo spogliatoio mi sembra allineato e ben allineato. Poi purtroppo o per fortuna c'è il campo che deve rispondere e parlerà forte. Ecco Giampiero, volevo chiedere invece, ha parlato prima di questo gioco un po' ondivago per quanto riguarda anche la partita nella stessa partita, no? Che a volte per il Gubbio cambia repentinamente. Più questo incide oppure forse, e qui poi magari integreremo anche Daniele, una fase di finalizzazione che non riguarda ovviamente solo gli attaccanti ma un po' tutta la squadra, che a parte la partita con il Sestri Levante probabilmente è stata poco prolifica in questa prima parte di campionato? Sicuramente Braglia è un tecnico esperto, quindi conosce bene le caratteristiche e il valore della rosa a disposizione e sta
cercando costantemente un modulo tattico che consenta di valorizzare al meglio le risorse dei singoli. Questo, secondo me, è il lavoro che Sbaraglia sta portando avanti. Quindi anche questi cambiamenti sono in questo... Secondo me vanno in questa direzione. Poi, ovviamente, Pirrello, nella scorsa considerazione, nella dichiarazione che ha fatto proprio a TRG, qualche perplessità l'aveva dimostrata, ma evidentemente un uomo come Braglia sa sicuramente quello che fa. A me sono piaciute particolarmente le dichiarazioni dei due giocatori, sia di Andrea Signorini, che conferma la grandezza dell'uomo prima e del giocatore poi, ma anche mi è piaciuta la determinazione di Mercati. Evidentemente nello spogliatoio, poi può confermare anche Montevago, c'è la consapevolezza che questo organico può fare molto di più. Signorini ha detto che molte volte abbiamo perso per colpa nostra. Quindi ecco, c'è già questa una base di partenza su quale c'è un girone intero da sfruttare che può costruire per recuperare il terreno perduto. È ovvio, certi errori e certe prestazioni non andranno più ripetute. È palese. Volevo chiedere appunto a Daniele, riprendendo le parole di Giampiero, se c'è questa consapevolezza nel gruppo che si diceva qui in studio anche dalle parole dei tuoi compagni di squadra, ovvero che più che punti persi, magari è proprio quello che vale questa squadra che in certe circostanze non riesce poi a dimostrare in campo. Sì, c'è questa cosa nel gruppo, cioè di crederci, questa consapevolezza cioè siamo determinati, puntiamo tutti su un'unica direzione, quindi in ogni giorno di allenamento andiamo a mille per raggiungere sempre quell'obiettivo che ci siamo prefissati. Quindi c'è... Certo, cercate di fare il meglio possibile. Volevo chiederti... Sì, sono d'accordo, Montevago, che c'è questa determinazione, però non sempre sul campo si è vista, purtroppo. Lo so, ha ragione, però c'è... Cioè io non vorrei, chiedo scusa, che ci baluchiamo un po' troppo sulla consapevolezza delle nostre risorse, che sono indubbiamente sicure, che però non trova ancora riscontro nella realtà. Certo, perché giustamente lei dice, poi il campo è quello che parla, quindi... Però cioè, non so che dire, noi siamo consapevoli di ciò che sta succedendo, ma siamo fiduciosi su quello che possiamo fare, quindi... Beh, questo è già un punto di partenza importante. Sì, questo è già un punto di partenza importante, chiaramente poi. Chiedo scusa, se siamo cattivi, ma non... No, c'è dietro grande passionalità nel. Sì, sì. Perché ovviamente il pensiero comune, Daniele, è che questa squadra possa ambire di più del nono posto, certo. Mettiamola così. E quindi, sì, ma infatti. Subentra anche un'esigenza nel chiedere più ai giocatori, chiaramente all'allenatore, a un po' tutta quello che riguarda il Gubbio Calcio. Invece, volevo farti una domanda legata proprio al tuo ruolo, che adesso non riguarda solo questa tua esperienza a Gubbio, ma un po' in generale quello che finora è stato un po' il leitmotiv della tua carriera a livello tattico. Perché? Perché tu hai giocato in diversi modi, sia nel 4-3 da punta centrale, sia in un attacco a due associandoti vicino con un altro attaccante. Ecco, volevo chiederti per te cosa cambia, e facciamo finta che non sente nessuno, se c'è un modo di giocare e di alimentarti anche magari di altri giocatori che sono con te in campo, che preferisci, che prediligi quando appunto giostri da attaccante. Io mi trovo benissimo in tutti e due i ruoli, cioè in tutti e due i moduli, sia nel 4-3 che nel 3-5-2, con due attaccanti, oppure fare la punta di riferimento. Sì. Dai. Però cioè, alla fine quando sei lì da solo devi battagliare, dipende che modulo incontri, con due difensori oppure con un difensore che è più... Cioè dai, vediamo... In quella partita chi riesce a fare di meglio? Certo. Cioè lì proprio vedi... Sul duello, sì. Dici? Invece su due là devi battagliare di più. Però cioè, alla fine anche quando giocavo con Di Stefano alla Samp mi trovo molto bene. Ma non dico che non mi trovo bene con Udo o con Peresso. Certo.
perché mi trovo benissimo con i miei compagni, sempre trovato benissimo con tutti. Con Di Stefano lì mi ci trovavo bene perché venivamo anche da 2 anni con la Primavera 1 del 2001, che io ero sotto età, e quindi cioè, dai, ci conoscevamo e facevamo le nostre giocate importanti. C'è la grande familiarità, credo, poi Di Stefano, che qui conosciamo bene ovviamente, aveva anche magari delle caratteristiche che si abbinavano benissimo alle tue. Lui magari più tecnico, veloce, più adatto ad attaccare la profondità, tu più fisico, più proprio da centravanti, d'aria di rigore. Ecco, volevo chiederti appunto, perché è vero, poi lo diremo in maniera ancora più approfondita, che ha disputato anche delle gare peraltro importanti in A, però forse, come detto anche già prima, questo è il primo vero anno in cui anche tu assaggi difensori di una categoria che non è più quella legata al settore giovanile. Che differenza hai trovato principalmente? Ecco, che difficoltà hai trovato? La fisicità, io, cioè, in primavera non posso dire che ero un po' dominante. Sì, a livello fisico, anche se c'erano difensori importanti, non è che, però qui, cioè, quando ho fatto pure l'esordio in Serie A, ho trovato difensori esperti ma allo stesso tempo fisici che mi mettevano in difficoltà. E qui sto trovando le stesse cose, cioè, a livello fisico, però ora devo sfruttare di più a livello di movimenti e di concretezza. Stai lavorando principalmente su questo per migliorarti tecnica? Sì, sì, soprattutto sulla tecnica. Ogni giorno mi faccio allenamento specifico per me con i mister, e quindi finito allenamenti, però non durante. Certo, chiaro. Questo anche per entrare proprio nel mondo di Daniele Montevago, che poi esploreremo ancora in maniera più approfondita. Tanti argomenti di cui trattare. Ci fermiamo solo qualche istante per la pubblicità. Torniamo però quanto prima, sempre insieme, sempre a Fuorigioco. Restate con noi. Qui intanto il talk è continuato anche durante la pubblicità, ma resta tutto off the record, non vi diremo nulla, lo spogliatoio è sacro e anche la pubblicità, quello che ci diciamo è sacro, però ci vediamo quelli che sono tutti i restanti gol di giornata per quanto riguarda questo 16° turno del girone B di Serie C, qualcuno anche qui veramente notevole. Per quanto riguarda le altre partite, partiremo dal Cesena, la capolista solitaria, tornata ad essere capolista solitaria del girone, e in mezzo c'è anche il gol del Pontedera che ha battuto l'Ancona, Pontedera che sarà il prossimo avversario del Gubbio. Ci rivediamo allora tutti i restanti gol di giornata e poi torniamo sempre insieme a Fuorigioco. Nella sfida tutta bianconera del Manuzzi e Pieraccini a decidere, Cesena Juventus Next Gen, vincono i bianconeri romagnoli 1-0, sempre più primi in classifica, da soli più 2 sulla Torres. Avanti il Pescara sul campo della Virtus Entella, a Cornero lancia, Mero la fa da sponde, Cuppone insacca l'1-0 per la formazione di mister Zeman. Poi però da corner di Clemenza, grande incornata di Corbari che a 5 dalla fine impatta l'1-1 ed è il pari per la Virtus Entella, che vede quantomeno un punto all'orizzonte, ma non sarà così perché nel recupero Franchini serve Masala sulla destra in area di rigore, ancora palla di ritorno, serve per Franchini, destro secco e gol, partita per il Pescara, segnato da 2 subentranti, assist di Masala e gol di Franchini per i 3 punti del Delfino. Avanti il Pontedera sul campo dell'Ancona per il gol partita, la palla in mezzo da parte di Angori e Nicastro, che aveva aperto l'azione con il cambio gioco, la chiude anche con il mancino che vale 3 punti auri per il Pontedera, 7° in classifica. Il calcio di rigore con il fallo di mano di sbaffo per la Carrarese contro la Recanatese, sul dischetto va Schiavi, conclusione di Potenza sotto la traversa per il vantaggio della formazione marmifera, ma nel recupero dal cross di Quacquarelli, Bleve con un'uscita approssimativa sbaffo, la freddezza nel servire, Carpani sinistro all'angolino per l'1-1 finale tra
Carrarese e Recanatese allo Stadio dei Marmi. Avanti la Lucchese nel derby toscano con l'Arezzo, Rizzo Pinna, terzo gol nelle ultime tre partite per colui che è il cannoniere della formazione rossonera a portare avanti con questo bel diagonale mancino la Lucchese, ma poi nel finale da corner di Gaddini e Pattarello in spaccata a impattare l'1-1 finale tra Arezzo e Lucchese. Avanti la Fermana nel testa coda con la Torres, sbaglia Zaccagno sulla punizione di Fontana e Misuraca sotto misura porta avanti i Canarini che restano ultimi in classifica ma fermano in qualche modo la formazione sarda che comunque impatta nella ripresa con il gran gol di Ruocco servito da Oliviero, gran controllo e conclusione in spaccata, finisce 1-1, Torres ora a meno 2 dal Cesena capolista. Il corner di Volpicelli invece pesca De Santis, è suo il colpo di testa che dà la vittoria al Pineto contro il Sestri Levante e gli abruzzesi da matricola assoluta volano al 5° posto solitario in graduatoria. Finisce 1-1 invece tra Vispesaro e Rimini, Silla scala le mani e poi riesce a servire Nina, conclusione deviata che beffa Colombi che resta gelato per il vantaggio della formazione pesarese, ma nella ripresa la gran punizione di Lamesta viene deviata sulla traversa dal super intervento di Polverino, ma c'è il tap-in di Morra per l'1-1 tra Vispesaro e Rimini. Questi dunque i gol di giornata e per quanto riguarda questo 16° turno le altre gare, manca ancora quello del Perugia, poi lo vedremo per quanto riguarda la gara di Olbia. Gian Piero Bedini, non posso non analizzare e di fatto anche chiedere, visti tanti gol segnati da palla inattiva tra calci d'angolo, calci di punizione, come purtroppo il Gubbio tale dinamica non riesca a coltivarla per quanto riguarda i gol segnati. Se non ricordo male, dagli sviluppi di un piazzato c'è stato il gol di Galeandro contro l'Ancona, peraltro proprio dagli sviluppi di una punizione battuta corta sulla destra. Per il resto non mi sembra di ricordare, rigori a parte, uno peraltro segnato da Montevago proprio qui presente, altri gol su piazzati, e forse questa è un'altra mancanza per quanto riguarda la fase realizzativa, Giampiero. Questo è un compito che i giocatori e l'allenatore sicuramente, sì, sicuramente se lo pongono, perché in un calcio come questo, in partite sempre molto equilibrate, i calci piazzati sono determinanti, e quindi questa è anche una delle cause per cui il Gubbio non segna moltissimo, chiaramente. Quindi anche questo è un settore sul quale bisognerà lavorare. Ecco, Federico, guardando un pochino quello che sta dicendo anche questo girone, da osservatore attentissimo, ti chiedo proprio, oltre le due battistrada, adesso il Cesena ha rosicchiato questi due punti con la Torres fermata sul campo della Fermana, però poi c'è davvero grande equilibrio. Insomma, l'abbiamo anche detto prima, tra la zona playoff e la zona playout. Ecco, contestualizzando un po' quello che sta dicendo il girone B, ti chiedo per l'appunto quanto il Gubbio deva guardare avanti oppure quanto davvero cominciare a vedere un po' quello che accade alle spalle. Ma io credo che qua dipenda semplicemente dal punto di vista che si vuole dare alla stagione fin qui e alla stagione che sarà da qui in poi. Certo. Per me l'obiettivo deve essere quello di fare continuamente punti, per cui se faccio punti è anche inutile un po' guardarmi dietro, vista la posizione in cui si trova il Gubbio. È vero poi che non è sempre così, per cui due conti uno se li comincia a fare. Guardarsi dietro secondo me è brutto da dire, ma rappresenterebbe un po' un passo indietro, no? Una sorta di accettazione del fatto che magari nello spogliatoio, cioè non so, Braia ha parlato di accettazione dei limiti, di capire effettivamente quali sono i limiti di questa squadra, per cui e anche aggiunto che è una squadra per lui dal 10° posto in su, per cui sicuramente si dovrà stare attenti a non finire fuori dalla zona playoff, perché poi è sempre confusionare la situazione, sempre sul chi va là, non si sa mai fino all'ultima giornata se si entra in playoff. 2-3 anni fa ci siamo rimasti fuori per un gol all'ultimo secondo, sì, dell'ultima giornata. Sì, Danti della Virtus Verona, esatto. È sempre bene piazzarsi e mantenere la posizione, come d'altronde è stato fatto lo scorso anno, pur perdendo dopo un ottimo girone d'andata. E gli obiettivi inizio anno erano quelli di migliorare la posizione dello scorso anno o
di provare a cercare un cammino nei playoff più ampio e più lungo. Per cui ti direi, ora si deve guardare avanti. Se si vuole ancora rispettare quegli obiettivi, si deve guardare avanti la classifica. C'è il Pontedera che è due punti sopra noi, due punti sopra il Gubbio, esatto. Ma con una partita da recuperare. Pescara, sì. Per cui ancora la situazione è sempre un po' incerta e insicura. Ecco perché ti dico, l'obiettivo deve essere quello di fare punti per staccare dietro e avvicinarsi in avanti, ma per me si deve sempre guardare avanti. Gian Piero, prima di sentire anche Daniele, avevo una curiosità su due giocatori che poi sono quelli che magari caratterizzano anche più il gioco dalla metà campo in su. Uno è Di Massimo, che dopo un primo periodo anche un po' segnato sicuramente da uno stato fisico non ottimale, adesso sembra essere diventato determinante, giocando anche qualche metro più indietro rispetto magari alle sue consuetudini originarie, come abbiamo visto anche nella gara con la SPAL, però sembra ora essere davvero al centro del gioco e a ispirare le manovre offensive. Dall'altro Spina, che è stato fondamentale nelle prime 10 partite, da qualche giornata a questa parte, complice anche forse anche qui uno stato fisico non ottimale anche per le botte che riceve durante la partita, questo va detto, magari è stato un pochino più, diciamo, alternato, a corrente alternata nelle ultime gare. Ecco, questi giocatori rappresentano un po' anche il barometro di quello che può fare la squadra dal centrocampo in su? Ma sicuramente sì, ma Di Massimo è stato preso per fare la differenza, quindi ora la sta facendo effettivamente. Non dobbiamo dimenticare anche le 3 giornate di squalifiche che ha preso, sì, è vero, che hanno ritardato la conquista della condizione piena. Mi scuso della voce, ma do quella che ho. E Spina ha fatto un grande inizio di stagione. E poi alla fine ha scontato sia la fatica sia le botte, perché sotto questo aspetto ha ragione Braia, è un giocatore raramente protetto, non avendo il fisico di Montevago, è necessario che altri provvedano per tutelarlo. Montevago ci pensa da solo, Spina da solo gliela fa. È chiaro. Poi parleremo di Montevago, del suo fisico e soprattutto anche delle sue esperienze, che sono state davvero notevoli nonostante sia un classe 2003. Prima però vorrei proiettarmi verso la prossima gara al Mannucci di Pontedera contro una squadra, il Pontedera, che come ha detto Federico è due punti avanti il Gubbio, ha una serie davvero importante perché questo settimo posto è stato ottenuto con 6 vittorie e una sola sconfitta, coppa compresa, nelle ultime 7 partite, che hanno sicuramente dato una dimensione ulteriore alla formazione toscana. Pontedera, che giocherà domani sera con il Pescara per cercare di rimpinguare ulteriormente il bottino. E parliamo del Pontedera con chi lo segue da vicino, è un abitué ormai annuale per quanto riguarda fuorigioco. Sto parlando di Stefano Scarpetti, che è corrispondente per quanto riguarda sia il Tirreno che il portale Tutto C, insomma, segue da vicino le cronache del Pontedera, e qui chiedo subito di contestualizzare questo momento del Pontedera. Dopo la vittoria di Ancona arriva subito la gara con il Pescara e poi ci sarà il Gubbio. Ecco Stefano, intanto buonasera ovviamente, e che Pontedera è? Parte mia. Buonasera e vi ringrazio di avermi chiamato, ormai è un appuntamento periodico che insomma che accetto volentieri. Pontedera, come lo scorso anno, novembre, dicembre, è un periodo positivo, ha fatto questi risultati positivi, frutto di una ritrovata solidità difensiva, lo ha ricordato il mister, che ha ricordato Canzi, che nelle ultime 8 partite il Pontedera non ha subito gol su azione, ne ha subiti 2, uno su rigore contro l'Intella e uno contro la Lucchese su sviluppo di un calcio d'angolo. E quindi la solidità difensiva è importante per una squadra che comunque qualcosa davanti fa, anche se non sempre concretizza le occasioni che crea. Paradossalmente ad Ancona, sul quale c'è le immagini che scorrono adesso, Pontedera ha concretizzato
una delle poche occasioni, mentre contro l'Inter era successo il contrario. Il calcio è un po' così, un po' strano, nel senso che quando magari meriti di vincere non ci riesci, quando crei meno puoi ottenere la vittoria. E Pontedera, comunque l'obiettivo è sempre quello della salvezza. Sentivo prima i vostri discorsi, insomma, sulla classifica. Pontedera, l'obiettivo è intanto facciamo i punti che servono per mantenere la categoria, si mette l'obiettivo, primo obiettivo in ghiaccio, e poi se c'è tempo si pensa a fare altro, anche perché quest'anno il campionato è equilibrato e sinceramente anche le ultime, non lo dico per volermi nascondere o cosa, anche le ultime sono squadre solide, buone. Ho visto ieri ad esempio Pesaro Rimini, due squadre in forma, due squadre toniche, quindi c'è da prestare grande attenzione ogni volta e fai presto ad entrare in una serie di risultati negativi, quindi devi tenere alto il livello, anche perché Pontedera adesso c'è una serie di partite infinita, perché di qui a Natale saranno 5 le partite, compreso la Coppa Italia tra una settimana, quindi gli impegni sono molti. Ecco Stefano, intanto non posso non dimenticare come il Pontedera, peraltro lo scorso maggio, stava facendo uno scherzetto non di poco conto al Gubbio, perché se non fosse stata per quella rete arrivata nei minuti finali di Semeraro, avrebbe eliminato il Gubbio dai playoff prematuramente, prima del doppio confronto con l'Entella. E poi volevo chiederti, tornando all'attualità, insomma, come gestirà Canzi anche la rosa in questa settimana, che come tu hai detto è piuttosto complessa, perché c'è subito il Pescara domani sera e poi ci sarà la sfida con il Gubbio al Mannucci, due gare interne però tutte e due molto delicate contro due di fatto avversari che rappresentano due scontri diretti. Ecco, come sarà anche la gestione della rosa e se pensi ci sarà turnover in questa settimana, in queste due gare? Ma è un po' di turnover, dovrà farlo per forza, penso in difesa, forse a centrocampo, tra l'inizio e comunque le 5 sostituzioni sicuramente dovrà cambiare. Ora parlare di scontro diretto col Pescara mi fa quasi sorridere, però la classifica dice questo e chiaramente domani Pontedera cercherà di fare la sua partita, anche se insomma la differenza di rosa, la differenza di qualità è notevole. Comunque detto questo, c'è da aspettarsi sì dei cambi, io penso qualcosa in più domani che sabato, c'è un po' più di passano più giorni, insomma, perché alla fine da Ancona il Pontedera è arrivato la sera di sabato e poi c'è la seduta di scarico e oggi rifinitura, quindi per i propri allenamenti non sono stati fatti, quindi sicuramente qualcosa cambierà in prospettiva di Gubbio. Vediamo un attimo cosa succederà domani e come chi gioca domani recupererà, insomma si gioca un po' su questo, la possibile formazione che verrà schierata, anche se i principi sono i soliti 3-4-2-1 senza troppi riferimenti, con marcature uomo a tutto campo, è un modo di difendere sicuramente molto rischioso, però comunque sta fruttando, considerato i risultati l'anno scorso e i risultati di quest'anno, molti giovani, insomma la filosofia non cambia questa. Assolutamente non cambia e vedremo intanto quello che succederà domani contro il Pescara e poi chiaramente l'appuntamento è per sabato alle 16:15 se non vado errato al Mannucci tra Pontedera e Gubbio. Grazie mille Stefano Scarpetti, come sempre davvero Stefano Scarpetti del Tirreno Tutto C, per essere stato con noi stasera, averci raccontato quanto sta accadendo in casa Pontedera. Grazie ancora Stefano veramente per il tuo contributo. Grazie a voi, buona serata. E la tua disponibilità, buona serata anche a te Stefano. E voglio andare Daniele Montevago per parlare proprio anche della Valenza che ricopre questa partita. Adesso vedremo cosa farà il Pontedera chiaramente con il Pescara, però ovviamente credo che ciò che vi interessi di più è
quello che farà il Gubbio sabato. Daniele, soprattutto perché? Perché questo non so se adesso è stata una casualità o meno, in trasferta il rendimento è nettamente diverso da quello che state dimostrando in casa, e credo che però questo sia da riallineare assolutamente in vista del proseguo del campionato. Dobbiamo iniziare a fare punti anche fuori casa. Questo è fondamentale, perché in casa, vuoi o non vuoi, abbiamo portato via più punti. Quindi dobbiamo iniziare a fare dei punti fuori casa, però sempre ribadendo con l'atteggiamento giusto, dai. E credo che la partita con il Pontedera sia una buona occasione, adesso, a parte quello che può accadere in campo, che non si può sapere, nessuna sfera di cristallo, però giocare contro una squadra che sicuramente, comunque vada la gara con il Pescara, avrà alcuni punti più di voi, adesso sono due, potrebbero essere anche di più, forse vi stimola ancora di più nel cercare di far bene, probabilmente. Sì. Sì, ci stimola ancora di più, quindi dobbiamo andare lì e lottare con tutte le nostre forze. Ecco, volevo sentire anche Federico e Giampiero su questo, perché Pontedera è una squadra che ormai, Pontedera Gubbio è quasi una classica per quanto riguarda gli ultimi anni di Serie C, e spesso è una partita che separa le due squadre di pochi punti, come accadrà sabato, indipendentemente, come detto, dalla gara di domani sera con il Pescara. Ti chiedo, insomma, parlando proprio di atteggiamento, che Gubbio ti aspetti, perché adesso vedremo se recupera o meno Chierico, magari potrebbe avere un'altra settimana diciamo di stop, però in generale fuori casa qualcosina da registrare e da variare c'è, Federico? Sicuramente, ma io credo che il Gubbio debba aggiustare il tiro a livello generale, non andando per compartimenti stagni in casa o in trasferta. Dobbiamo atteggiarci in un certo modo o in un altro. Il Gubbio deve, l'ho detto prima, deve fare punti. Ogni partita ormai è importante, riallacciandomi anche al discorso di prima, per potersi permettere di guardare quasi esclusivamente avanti, nel senso di fare punti per allontanare, mi viene da dire, gli spettri nel guardare dietro e permettersi di guardare avanti. Servirà come sempre una partita di carattere, una partita in cui si andrà oltre magari le proprie difficoltà numeriche, tattiche, tecniche che siano, contro un avversario che è una bella squadra e secondo me ha un grande punto di forza, che è l'allenatore, che gioca un bel calcio, che ha le sue idee, le ha dimostrate negli anni, l'anno scorso soprattutto ha messo in difficoltà in determinati periodi, ha messo in difficoltà ottime squadre, ha saputo valorizzare tanti giovani, mi viene in mente Cioffi che quest'anno è ancora, o Aurelio, ex Gubbio, che è andato addirittura in Serie B a Palermo. Perfetto. Per cui non sarà sicuramente una partita da sottovalutare, ormai sono quasi tutti scontri diretti, prima parlavamo di una classifica molto corta, per cui tre punti guadagnati in più e in meno alle altre squadre faranno sicuramente la differenza a fine anno. Eh sì, peraltro corsi e ricorsi storici, anche lo scorso anno questa partita arrivò in questo momento proprio della stagione, poco prima di Natale, in quel caso si giocò a Gubbio con vittoria rossoblu per 1-0 con rete di Toscano, fu uno dei momenti massimi perché il Gubbio arrivò a un punto dalla Reggiana capolista poco prima proprio delle festività natalizie, e il Pontedera veniva da tanti risultati utili di fila, 12 o 13 se non vado errato, proprio prima di perdere a Gubbio contro i rossoblu. Chiedo a Giampiero che valenza ha questa partita, viste proprio anche queste difficoltà, non so se casuali o meno, di fare fuori casa, dimostrare fuori casa quello che spesso in casa, soprattutto dal punto di vista poi dei punti riportati e le statistiche che citava prima dicono proprio questo, esprimono proprio questo, e il Gubbio non riesce a fare lontano dal Barbetti. Vale quanto ha detto Signorini. Sì. Dobbiamo tirare una linea, d'ora in poi ottenere il massimo di punti. Da qui alla fine del girone mancano tre partite per vedere poi come comportarsi in prospettiva. Mi auguro che a Pontedera si riveda il Gubbio che ha manifestato adeguato temperamento con la spalla, e che però abbia una condizione di gioco migliore. È il discorso fondamentale per cercare di far punti, altrimenti diventerà tutto più complicato e difficile. Eh sì, è proprio così, serve sicuramente alzare l'asticella. Volevo chiedere a Daniele, prima di passare anche a parlare del Perugia,
Insomma, che girone ha trovato questo B per quanto riguarda la Serie C? Perché abbiamo visto la classifica, tante squadre in pochi punti, voi ormai avete affrontato più o meno quasi tutti gli avversari, ecco, manca Pontedera, Recanatese e Rimini, che però avete comunque affrontato in Coppa Italia. Ti chiedi, insomma, che livello hai trovato per quanto riguarda questo campionato? Il livello che ho trovato è abbastanza alto, però cioè, le squadre che abbiamo incontrato, penso che noi siamo molto di prospettiva, dai, come so dire. Cioè, su quel livello, hai visto che ve la siete giocata con tutti? Sì, allora. Siamo secondo me anche superiori su questo punto di vista, perché non ho visto squadre che hanno sti gran fenomeni. Cioè, ci sono gente di esperienza come ogni squadra ha. Noi certo. Abbiamo Signorini, Boulevardi, Rosaia, Mercadante, abbiamo giocatori che hanno esperienza come tutte le altre squadre, però secondo me noi non siamo inferiori a nessuno, anzi. Pensi che insomma questa squadra possa dimostrare ancora di più e fare ancora meglio già di quanto insomma ha fatto fino adesso? Apriamo l'argomento legato al Perugia, che come detto ha espugnato Olbia, una partita che arrivava comunque dopo alcune prestazioni non magari altisonanti per quanto riguarda il Grifo, anche dei risultati un po' balbettanti soprattutto in casa, però c'è stata una vittoria magari ottenuta non con un calcio champagne, però con grande concretezza e praticità per quanto riguarda la formazione di mister Baldini, che sentiamo e poi torniamo sempre qui a Fuorigioco. Soddisfatto sì della vittoria, sono soddisfatto della vittoria, sono soddisfatto soprattutto del gioco espresso nel primo tempo. La squadra ha provato sempre a giocare, abbiamo questo difetto di non trovare spesso il gol, però poi dopo alla fine abbiamo fatto un'ottima fase di non possesso, non mi ricordo un tiro forse nel primo tempo, ma non mi ricordo occasioni concesse all'Olbia. Oggi l'importante era vincere, belli, brutti, sporchi, meno belli, però insomma l'importante oggi era il risultato. Ma il campionato di Lega Pro è questo, poi diventerà sempre peggio, perché poi dopo incontrare le squadre che devono far punti e salvarsi più avanti, allora sarà ancora più dura. Sono convinto che il campionato, nonostante il Cesena si sembri inarrestabile, sia ancora molto lungo. Bene o male il periodo di, non crisi, però i periodi brutti li passano un po' tutte le squadre. Per quanto riguarda il non chiudere le partite e il soffrire fino alla fine, se io devo soffrire fino alla fine e vincere tutte le partite 1-0 e avere la gastrite a fine campionato, mi può anche star bene. Non la penso come qualche mio collega che per vedere lo spettacolo bisogna andare al circo. Io penso che si debba venire a vedere le partite di pallone, quindi sono uno che gli piace anche lo spettacolo, però oggi l'importante era vincere e portare a casa i tre punti. Li abbiamo girati tutti, ora abbiamo fuori Vasquez, Seghetti che non sta ancora bene, bisogna vedere insomma di capire cosa può avere, cosa serve per migliorare la condizione di questo ragazzo che è molto giovane, un 2004, che sprinta forte, quindi mette sotto pressione tanto i flessori, gli vanno un po' in crisi, e quindi bisogna capire un po' come aiutarlo a crescere sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda il reparto offensivo, io penso che il primo tempo abbiamo trovato giocate importanti, ci manca il tiro in porta, ci manca il trovare la conclusione, oggi l'abbiamo fatto con Pazza su calcio d'angolo, però la squadra ha creato, poi dopo ci sono le caratteristiche di ogni singolo giocatore e i numeri che hanno nella loro carriera ogni singolo giocatore. Io lavoro tutti i giorni per cercare di far crescere questi numeri che hanno loro nel loro repertorio.
Mai banale, va detto, Francesco Baldini, tra la gastrite che arriva o non arriva, indipendentemente dalla prestazione, e il circo che non deve esserci per quanto riguarda questo gioco, che può essere comunque uno spettacolo senza appunto avere tigri, leoni, elefanti al proprio interno. Ecco, questo diciamo per quanto riguarda questa vittoria del Perugia. Federico, che a dimostrazione proprio di quanto sia complesso questo campionato, sembrava una squadra che a un certo punto potesse prendere il là e viaggiare a braccetto con Cesena e Torres, e invece ha avuto un rallentamento. Ora si ritrova a 8 punti, se non vado errato, dalla Torres, 10 dal Cesena, e insomma una situazione non certo bruttissima, ma che comunque al momento la vede lottare per mantenere il terzo posto dagli attacchi di chi gli è dietro, e non certo ad oggi per guardare tanti in avanti. Ma io credo che sia la solita Serie C, una Serie C che ribalta pronostici, che vede squadre in continui ribaltoni. Ad inizio campionato si parlava di un girone molto equilibrato per la presenza di tante squadre di alto livello, ma poi vediamo che la Torres sorprende tra virgolette un po' tutti, è lì in cima, poi ci sono la Spalla in zona play-out e l'Entella a metà classifica, per cui ogni anno più o meno c'è un rimescolamento di equilibri, e quest'anno non fa eccezione. Però Baldini ha detto una cosa molto giusta, che il campionato ancora è molto molto lungo, e anche se il Cesena sembra inarrestabile, perché anche a me sembra forse l'unica squadra che può effettivamente dominare questo campionato, il Perugia ha tutte le carte in regola per poter sedersi a quel tipo di tavolo, senza dubbio. Un parere anche da Giampiero Bedini per quanto riguarda un Perugia che sta toccando con mano la complessità di questa Serie C? Sì, sicuramente sì, però il Perugia secondo me è ben attrezzato per guardare in alto, anche se al momento il Cesena è sempre la squadra sostanzialmente inarrivabile. Questo chiaramente è un po', diciamo, il parere che sembra esserci guardando un pochino all'interno questo. Per quanto Cesena ci è arrivato dopo anni di lavori e di fallimenti, se così li vogliamo chiamare, ecco, anche l'anno scorso ha perso una semifinale con il Lecco, con il Lecco, i playoff. Sì, sì, con tanta mare in bocca. Credo che ci sia, parlando proprio di Perugia, con noi collegato lo studio di Fuoricampo, e ci sia Marco Taccucci che condurrà stasera, salutiamo anche Riccardo Marioni, ma saluto appunto Marco Taccucci che è al timone questa sera di Fuoricampo. Abbiamo parlato proprio qui, Marco, di quanto sta accadendo prima in casa Gubbio e adesso anche per il Perugia dopo questa vittoria con l'Olbia. Le prime due sono ancora lontane, però diciamo che anche senza il calcio spettacolo di cui parlava Baldini nel post gara, questa vittoria abbia ridato nuova linfa per cercare appunto di avanzare in classifica. Ecco, di cosa parlerete nel dettaglio anche con i tuoi ospiti stasera a Fuoricampo per quanto riguarda le dinamiche che si stanno succedendo in questo girone e chiaramente in casa Perugia? Marco, a te. Calderozzi, perché vedo già collegato Giacomo Branco dell'emittente sorella TRG. Avete finito, Giacomo? Voi siete alla fine, quasi alla fine. Poi abbiamo in studio anche Luca Mercadini e vorrò chiedere a Luca Mercadini che succede al Gubbio. Voi come lo avete letto questo che succede al Gubbio? Guarda Marco, parlavamo proprio di questo soprattutto nella prima parte di trasmissione, perché sì, come tu hai ben detto, siamo ormai verso, diciamo, il Sunset Boulevard per quanto riguarda il nostro programma, mentre il vostro è appena cominciato. Dicevamo proprio come sicuramente dal punto di vista quantomeno dell'atteggiamento la gara con la Spalla ha visto un Gubbio diverso, sicuramente più pimpante e più pronto anche all'appuntamento, però ovviamente tra le traverse prese e tra insomma una Spalla che ha dimostrato di essere in un momento complicato, la partita, l'occasione poteva essere sfruttata con il bottino pieno. Però abbiamo anche parlato della prossima partita con il Pontedera, dove il Gubbio deve dimostrare anche un'inversione di tendenza esterna che non c'è stato. Qui con noi in studio, oltre Federico e Giampiero, c'è anche Daniele Montevago, attaccante rossoblu che ha già segnato 2 gol in campionato e sta cercando ulteriore consacrazione per quanto riguarda questa sua
sua esperienza. E insomma, invece io giro a te la domanda, appunto, invece, cosa si respira in casa Perugia dopo la vittoria del Nespoli? Beh, innanzitutto la vittoria era necessaria per riprendere il cammino, altrimenti le prime se ne andavano, quindi già questo è importante. Poi secondo me si pensa molto a queste prossime tre partite, proveremo a fare come fece un certo Luciano Gaucci, alle carte, alle prossime tre partite, per capire se ci sono le possibilità di rosicchiare qualche altro punto, soprattutto dalla Cesena, ma anche dalla Torres, che si scontreranno nello scontro diretto. Tra l'altro il Cesena sarà impegnato a Recanati, noi lo conosciamo benissimo che avversario è la Recanatese, in attesa appunto di questo Perugia-Cesena che chiuderà il girone di andata. Se sei d'accordo, togliamo le nostre immagini, facciamo mettere le immagini dei due calciatori, cioè Montevago e Torrasi, e quindi chiediamo a loro stessi se si conoscono. Torrasi, ti presento Montevago, e Montevago, ti presento Torrasi, non so se vi conoscete oppure no. Cominciamo da Torrasi. No, personalmente no, è un piacere mio e ci sarà l'occasione di giocare contro al ritorno. E Montevago? No, non ci conosciamo, un piacere anche mio. Ebbene, insomma, sono due ragazzi timidi, speriamo che non lo siano troppo in campo. Va bene Giacomo, allora ci sentiamo, insomma grazie, in bocca al lupo per il Gubbio. E cioè, la conclusione, anzi facciamo una cosa, guarda, se vuoi concludi la tua trasmissione, se sei in conclusione così ascoltiamo la tua chiusura e rientriamo noi, che ne dici? No, ancora abbiamo 5-6 minuti. Non si può fare. Beh, ancora abbiamo 5, diciamo che ancora abbiamo da parlare un po' qui con Montevago, soprattutto della sua carriera, però sicuramente ci ha dato spunti interessanti, Marco, anche per quanto riguarda il momento del Perugia che abbiamo comunque già visto, e ti lascio chiaramente con le argomentazioni che tratterete anche in studio. Tra gli altri saluto chiaramente Luca Mercadini, invitandolo magari a tornare un giorno anche qui a Fuori Gioco, perché chiaramente sappiamo bene di come il problema, il problema è che il lunedì sono qua e quindi faccio prima andare da Marco. Lo so, se dovessi Luca venire da te arrivo alle 10:30. Lo so Luca, lo so, magari un lunedì in cui ci sarà degli astri che si allineano riusciremo a riaverti qui. Intanto ti saluto davvero calorosamente, così come saluto tutto il tuo studio, e vi lascio ovviamente alle vostre tematiche. Grazie mille Marco e buon proseguimento, anzi buon inizio e buon proseguo chiaramente per quanto riguarda Fuori Campo. Grazie Giacomo, vi ricordo per chi insomma è di Perugia e vuole seguire le vicende del Gubbio l'appuntamento con Fuori Gioco tutti i lunedì insieme al nostro amico Giacomo Branco. Andiamo a vedere velocemente un po'. Grazie mille dunque a Marco Taccucci e ai chiaramente a ciò che si sta dipanando in quel di Umbria TV. Voglio andare ora, anzi, prima di andare a vedere cosa riguarda da vicino il qui presente Daniele Montevago, ho tralasciato invece un aspetto molto importante che dalla regia magari di farla vedere ora, perché sto parlando dello striscione esposto dalla curva rosso-blu durante la gara proprio con la SPAL e Gubini veri per sempre, i nostri cuori, ciao Panico, ciao Veron. Chiaramente il riferimento era a due grandi Gubini che sono venuti a mancare negli scorsi giorni, sto parlando di Lanfranco Amedei, per tutti il Panico, serenologo d'antan per quanto riguarda appunto la comunità egubina, e poi di Giorgio Cacciamani, per tutti Veron, anche lui venuto purtroppo a mancare nei giorni scorsi, grande egubino, grande San Giorgiaro, è stato difatti ricordato anche in taverna ieri durante la presentazione del calendario del Cero di San Giorgio, ed era doveroso far vedere questo striscione, davvero grande atto anche da parte dei tifosi della curva della Gubbio Ultras per quanto riguarda il ricordo di questi due grandi egubini. E ora sì vado invece da Daniele Montevago, che a dispetto della giovanissima età, perché parliamo di un classe 2003, dunque appena 20 anni, ha già davvero delle esperienze che in pochi possono vantare, come delle partite vere giocate in Serie A con la maglia della Sampdoria,
l'esordio lo vediamo subito nella foto, nelle prime foto che vediamo dalla clip. Qui quello che lo marca non è un refuso, ma è proprio De Vrij a San Siro, e questa era proprio la tua prima partita assoluta, se non vado errato, e vedete proprio Montevago che fa quello che sa fare benissimo, ovvero prendere posizione e cercare appunto con il corpo di fare il suo gioco. Qui fa lo stesso con la maglia della nazionale ai mondiale under 20 che si è giocato quest'estate, qui proprio con il CT, con la maglia numero 11 in questo caso per quanto riguarda la spedizione, qui che esulta assieme a Baldanzi e altri ragazzi proprio del gruppo dell'under 20, anche qui riconosco adesso Prati, riconosco Casadei, riconosco Fatichenti, c'era anche Pafundi, Ambrosino di quel gruppo, e qui ci sono alcuni gol a partire dall'esperienza con il Palermo, sì, perché Daniele Montevago, che è proprio di Palermo, è cresciuto nell'Atletico Stella d'Oriente, che è una squadra proprio della sua città, nota soprattutto per lo sviluppo nei settori giovanili, e da cui è partito, per poi passare, se non sbaglio, a 12-13 anni proprio a vestire la maglia rosanera del Palermo, poi arrivare alla Sampdoria, dove ha segnato gol a Grappoli nelle varie categorie giovanili fino ad arrivare alla Primavera, e poi, come abbiamo visto, l'escursus di cui sappiamo, prima squadra under 20, già prima era stato convocato nelle varie categorie giovanili in precedenza. Insomma, posso chiederti com'è stato per te vivere tutte queste esperienze, nonostante di fatto una carriera ancora giovanissima per te? Qui vediamo altri gol con la maglia della Sampdoria, immagini chiaramente rubacchiate sul tubo. Cosa ci dici, Montevago, di queste tue tante esperienze, nonostante la tua giovanissima età? Che viaggio è stato per adesso? Allora, a Palermo devo dire che lì ero a casa, dai, perché stavo lì tranquillo, stavo con la mia famiglia, con la mia ragazza, quindi ero serena, anche con i mister mi trovavo benissimo, con i miei compagni. E poi sfortunatamente Palermo è fallita e quindi ho scelto di andare alla Samp, dove lì è nata la mia carriera. Devo dire che carriera tra virgolette, che ancora sono giovane. Però com'è stato quel passaggio da Palermo, andare per la prima volta fuori casa in una realtà comunque di grande livello come la Sampdoria? Stavo dicendo appunto che visto la mia prima esperienza mi sono trovato subito benissimo, perché lì c'era il convitto dove c'erano tanti ragazzi, 50-60 ragazzi, un convitto dove c'era tutto, c'era sala giochi, la mensa per mangiare, cioè con la direttrice Tiziana che era come una zia per noi, dai. E devo dire che non ho sentito questa mancanza, cioè alla fine i miei genitori erano sempre vicini a me, volendo, che c'è ora che c'è questa tecnologia, basta una videochiamata che li vedi e quindi stai come se stai a casa. E per me Genova è una seconda casa, perché lì mi trovo benissimo, anche con i tifosi, con i compagni, ho legato con tutti, anche in prima squadra con Quagliarella, con Murro, con tante persone, dai, cioè mi trovo benissimo. Ecco, tu già ti allenavi da diverso tempo in prima squadra, però è arrivato proprio quasi un anno fa esatto quell'esordio a San Siro con l'Inter. Com'è stato per te vivere quel momento e affrontarlo anche poi? Vivere quel momento è una sensazione che è difficile da spiegare, dai. Poi a San Siro non ci sono mai andato, vedevo le partite dalla TV, quindi cioè, per me è stata un'esperienza unica, indimenticabile. Ma questa esperienza, oltre a dire grazie a Stankovic che mi ha fatto esordire, devo dire anche grazie a Mr. Tufano, a tutto lo staff della Primavera, al direttore Invernizzi, a Papagni, all'osservatore, però anche e soprattutto al mio procuratore che mi è sempre vicino in ogni momento, alla mia famiglia e alla mia ragazza pure che è sempre lì con me. E posso chiederti anche, visto che rubo ancora qualche minutino perché lo voglio sapere, com'è stata questa esperienza al Mondiale Under 20, la sconfitta con l'Uruguay in finale contro una squadra peraltro davvero forte, però un percorso penso bellissimo, anche da vivere. Sì, un percorso che non ho mai vissuto e sono felicissimo, perché cioè, non capita tutti i giorni, cioè, i mondiali si fanno in... Certo, una volta ogni tot. Ogni tot.
Quindi c'è stata un'esperienza bellissima che ho vissuto alla grande, perché con i compagni ci ho legato, cioè sono un tipo che lego con tutti, quindi mi hanno voluto subito bene anche i mister e tutto lo staff. Ma a prescindere da questo, cioè, è stata, purtroppo non abbiamo gioito come volevamo e ci dispiace, però abbiamo dato il nostro, anzi arrivare lì non è da tutti, quindi si può dire che abbiamo fatto la storia anche da secondi, però dai. E quest'anno è arrivato la possibilità, peraltro proprio all'ultimo giorno di mercato, di venire a Gubbio, sei in prestito dalla Sampdoria come anche detto prima, sono già arrivati i primi gol tra i professionisti, il primo assoluto su rigore con la Vispesaro, partita in cui potevi farne anche 2-3 di gol, restando tra noi, e poi anche sempre in casa la rete prima su azione con la Carrarese. Ecco, ti chiedo, visto che insomma sbloccato ci sei sbloccato, adesso magari devi acquisire un pochino più di continuità, cosa ti aspetti in questi mesi che mancano alla fine della stagione, da qui in avanti? Mi aspetto di fare gol, quello che manca, e dare aiuto, dare una grande mano alla squadra, perché è quello che si aspettano da me. Cioè il mister ci crede, quindi ci credo soprattutto anch'io, perché se non ci credo io, chi ci deve credere? Quindi spero di farne tanti altri, dai, ma soprattutto l'unica cosa che non deve mancare è l'atteggiamento, quindi prego. Ti sei posto un obiettivo per questa stagione? Personale, di squadra? Sì, no, personale sì, cioè è quello per ora di arrivare a 10 gol, quindi poi dopo, se arriva a 10 gol, mi porrò altri obiettivi, però il mio principale obiettivo è quello. Ecco, chiaramente poi chiudo davvero, prima di guardare il prossimo turno, perché abbiamo sforato con gli interessi. Anche prima Giampiero diceva proprio del tuo corpo, della tua fisicità. Ecco, è un fattore genetico oppure ci lavori tanto proprio per essere così performante anche dal punto di vista fisico e muscolare? Al dire il vero non in questo periodo ci sto lavorando, però è la genetica. DNA. Sì, cioè mio padre è robusto, però dai, è mantenuto bene, di famiglia siamo mio nonno che è venuto a mancare lo scorso anno, cioè è di famiglia avere le ossa proprio dure, col fisico che ho, dai, però ci sto lavorando perché sono molto, come si dice, statico, devo lavorare meglio sui movimenti. Sì, movimenti e tecnica, diciamo, su quello ti stai basando soprattutto. Sì, e speriamo chiaramente di vedere un Montevago sempre più dinamico, sempre più tecnico, sempre anche muscolarmente migliore, ancora più di oggi, che già è sicuramente una fisicità importante, e magari segnando sempre più gol con la maglia del Gubbio. Siamo davvero in chiusura, andiamo a vedere il prossimo turno, giusto per riepilogare quanto accadrà nel fine settimana che verrà, ricordando che in questi giorni si recupereranno delle partite, tra cui proprio quella del Pontedera con il Pescara. Prossimo turno però vede in campo, per la 17ª giornata del girone BDC, Juventus Next Gen Pineto, Pescara Olbia, Pontedera Gubbio, si giocherà alle 16:15 al Mannucci, Spalla Virtus Entella, Recanatese Cesena, Lucchese Fermana, Rimini Carrarese, Sestri Levante Ancona, Torres Arezzo e Perugia Vispesaro, che chiuderà proprio la giornata per quanto riguarda questo 17esimo turno. Siamo davvero in chiusura, devo però ringraziare gli ospiti di serata, a partire da Daniele Montevago. Davvero grazie mille, Daniele, per essere stato con noi e averci anche raccontato la tua fin qui giovanissima storia per quanto riguarda la tua carriera. Federico Minelli, come sempre, grazie mille Federico. Gian Piero Bedini, davvero in questo anche passaggio di consegne, se vogliamo, in qualche modo, no? Tra generazioni di giornalisti qui presenti questa sera studio, saluto e ringrazio Angelo Casagrande, come sempre, alle telecamere, che cura sempre anche i post gara casalinghi per quanto riguarda il Gubbio. Le immagini sono sempre farina del sacco del buon Angelo, e in regia non posso non ringraziare Sandro Cusarelli e Veronica Cacciamani per quanto riguarda appunto ciò che viene confezionato dal punto di vista tecnico in questo appuntamento. Ringrazio come sempre la redazione di Terregi, a partire dal direttore Cinziatini, tutti voi che ci avete seguito anche per questo lunedì sera.
Fuorigioco torna lunedì prossimo, sempre alle 20:30, sempre su TRG. Grazie a tutti e buona serata.